non sto utilizzando più l'ammorbidente. Comunque è giusto dirvi che ci sono dei cambiamenti sul canale. Sono aiutata con i sacchetti di IKEA e ho fatto tutte le mie porzioni. Mi affaccio nella finestra della camera e c'è un tempo. Vengo di qua, ce n'è un altro. E sì, ho un nuovo aspirapolvere da consigliarvi. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi per me è lunedì, esattamente lunedì mattina. Mi sono svegliata più o meno un'oretta e mezzo fa. Ho fatto anche già skincare, perché altrimenti se non faccio skincare quando sono in casa già dalla mattina non mi sveglio mai, quindi ho bisogno di rinfrescarmi proprio il viso. I see it in your eyes. Yeah, I can read. Signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Ho finito adesso di mangiare, mi sono data una sistemata. Adesso sto riempendo la lavastoviglie perché tra poco uscirò con mia madre. E quindi voglio lasciare comunque la cucina in ordine. E niente, quindi adesso sto mettendo un attimo a posto. Allora, sono sempre con la vestaglia oggi perché me la tolgo, me la metto. Comunque sono sempre con la vestaglia perché quando sono a casa, che non ho grandi cose da fare, tipo pulizie, cose grosse, comunque mi tiene più calda. E poi me la tolgo e me la metto perché ci sono dei momenti in cui fa caldo, dei momenti in cui si sta bene con la vestaglia, quindi insomma se vedete dei cambiamenti è per questo. Oggi vi parlo mentre faccio cose, spero che non mi dia fastidio. Volevo dirvi che non sto utilizzando più l'ammorbidente per tutti quei vestiti che vanno poi a finire in asciugatrice, perché mi sono resa conto, ma penso che lo saprete anche voi ovviamente, che comunque l'asciugatrice mangia molto l'ammorbidente, quindi l'odore non si sente più e poi l'asciugatrice già ammorbidisce di suo i vestiti. Allora mi sono detta, non lo uso più, quindi tipo quando faccio tutte quelle lavatrici con tutti quei vestiti che io so che metto di sicuro in asciugatrice, non sto usando più l'ammorbidente e vengono bene lo stesso. Invece per quanto riguarda magari queste lavatrici qua che comunque stendo perché magari sono poche cose, allora ne uso ovviamente un pochino, insomma la quantità che serve, però ecco devo dire che cioè va benissimo anche così senza usare l'ammorbidente e mi sto trovando molto bene. Anche per quanto riguarda le lenzuola, praticamente sto utilizzando le perle, quelle di Lenore, che metto direttamente in lavatrice e poi quando vado a mettere tutto in asciugatrice mi rimane appunto il profumo che hanno rilasciato le perle, e tutto questo senza mettere l'ammorbidente, quindi comunque le lenzuola rimangono profumate lo stesso. Poi so che ci sono tante ragazze, perché vedo tantissimi video su Instagram, su TikTok, no?
che usano proprio le perle all'interno dell'asciugatrice. Io non l'ho mai provato, quindi non vi so dire, però so che lo fanno. Oppure tipo a volte nell'asciugatrice ci metto, ora ve li faccio vedere, questi panni qua, aspettate che arrivo, questi panni qua che sono proprio adatti all'asciugatrice. Questi qua me li aveva regalati Elisa e sono validi però ne dovete mettere, cioè con uno secondo me non ci fate proprio nulla. Adesso io vado. Eccomi qua, sono tornata. E ho preso anche un po' di frutta e verdura, e nel mentre che tornavamo a casa ci siamo fermate e ho preso appunto queste cose qua. Ora vi faccio vedere che cosa ho comprato. Allora, ho preso un po' di zucchine, eccole qua, e volevo chiedervi se voi sapete se si possono congelare. Allora, io ho fatto una ricerca su YouTube e ho visto che si possono congelare, però magari datemi conferma anche voi qua nei commenti, scrivetemelo così almeno. Cioè sono più sicura perché so che è meglio mangiare le cose fresche, però a volte veramente vado talmente di corsa che non ho tempo, quindi piuttosto che non mangiarle, almeno preferisco ecco prenderle già tagliate dal congelatore, quindi volevo fare questa cosa. Poi ho preso un finocchio, poi ho preso anche gli asparagi e vorrei fare la stessa cosa, li vorrei ovviamente lavare, come vado a lavare tutto, tagliarli a dadini, mettiamola così, e poi li vado a porzionare, li metterei in congelatore. Fatemi sapere se siete informate anche su questo. Io direi di sì, perché mi ricordo che anni fa lo facevo quando abitavo nel mio paese, tipo, che ne so, mia nonna andava a fare gli asparagi e li riportava a casa, li lavavamo, li spezzettavamo e li mettavamo nel freezer, quindi secondo me si può fare. Poi ho preso i pomodorini, questi qua gialli, ho preso le carote e l'avocado, perché ultimamente ci stiamo facendo molto spesso le fette di pane con avocado e salmoni che sono buonissime. Poi come frutta ho preso kiwi, ovviamente non solo due, solo che vi faccio vedere insomma due kiwi, però ne ho presi di più. E poi ho preso i lamponi, questi qua, e le fragole, eccole qua. E basta, quindi questa è la mia spesa al centro frutta. Adesso vado a sistemare il tutto e quasi quasi io mi metto a congelare sia le zucchine che gli spinaci che qualche carota. Ed ecco qua, mi sono aiutata con i sacchetti di IKEA e ho fatto tutte le mie porzioni. Allora, queste sono carote, io le ho tagliate a rondelle perché a noi piacciono di più così. Poi gli asparagi, eccoli qua, e le zucchine. Quindi adesso vado a congelare tutto. In realtà li avevo già appoggiati dentro, li ho tirati fuori per farvi vedere. Ne ho approfittato e ho dato anche una pulita abbastanza veloce al frigo e come vedete non ho tagliato tutte le zucchine, quindi queste le mangeremo comunque fresche, penso che le faremo alla griglia e la stessa cosa per questi asparagi qua che faremo in questi giorni con il risotto e le carote anche non le ho congelate tutte. Ragazzi, oggi per me è venerdì, sono passati un bel po' di giorni dall'ultima ripresa. Io in questi giorni ho avuto una tosse micidiale, soprattutto la notte avevo questi attacchi di tosse che non vi dico quello che ho passato, non so voi come state perché questo tempo è un po' pazzerello, infatti io vi dico la verità, mi sono rimessa la sciarpa, quella che usavo quest'inverno perché veramente fa freddo.
e io ho una tosse bestiale. Comunque, ultimamente mi state chiedendo, ma veramente in tante, se ho qualche aspirapolvere da consigliarvi. Me lo state chiedendo nei vecchi video, nei commenti in generale qua su YouTube e anche su Instagram, e la risposta cade proprio a pennello, perché sì, ho un nuovo aspirapolvere da consigliarvi, e sto parlando dell'aspirapolvere della Jimmy. È un aspirapolvere che mi è piaciuto tantissimo fin dall'inizio e l'ho provato, perché mi è arrivato più o meno una quindicina di giorni fa, anche qualcosa di più. L'ho provato proprio perché volevo testarlo, conoscerlo, per poi parlarvene. E quindi direi che è giunto questo momento e ora vi mostro l'aspirapolvere. L'aspirapolvere che vi consiglio è questo qui della Jimmy. Il modello è H8 Flex. È un aspirapolvere super flessibile, perché ha la possibilità di piegarsi. Ora vi mostro se riesco, vediamo. Ecco qua, si piega. Quindi voi potete raggiungere tutti gli spazi appunto più bassi semplicemente piegando l'aspirapolvere. Quindi è super super comoda per questo motivo. Inoltre non pesa tantissimo, è molto pratica, è una scopa elettrica, quindi voi la ricaricate e ha un'autonomia di 65 minuti. Ha anche il LED. È dotata di un doppio sistema smart, infatti questa spazzola qui, che è la principale, riconosce non solo il livello di sporco della superficie, ma anche il tipo di pavimento, e adatta in automatico la potenza d'aspirazione in modalità auto. Ha 4 tipi di potenza, ragazzi: modalità eco, modalità turbo, modalità max e modalità auto. Qua abbiamo il serbatoio, che è molto semplice da svuotare e pulire. Qui abbiamo il tasto di accensione e qui il tasto che ci fa scegliere la modalità che preferite di più. Poi qui ha la batteria qua dietro, i pezzi si attaccano e si staccano con super facilità. E questi sono tutti gli accessori che vi arrivano appunto con l'acquisto dell'aspirapolvere. Quindi abbiamo la spazzola per tessuti antiacaro, questa qua è ottima per pulire materassi e per pulire il divano, insomma tutti i tessuti che volete. E poi abbiamo tutte queste altre spazzole qui, che dipende che cosa volete pulire, insomma potete sceglierle tranquillamente. Questo qua è il classico tubo per pulire magari sopra le fughe, per togliere le ragnatele. Invece questo accessorio qua è per attaccarlo al muro, perché ovviamente potete fissarlo alla parete l'aspirapolvere. Poi qua abbiamo il caricabatterie e questo è tutto. Lo accendo così sentite anche il rumore. Consiglio questo aspirapolvere, appunto come vi ho detto prima vi lascio giù in info box il link diretto che vi porterà nella pagina Amazon, quindi potrete vedere il prezzo, tutte le indicazioni, tutte le caratteristiche più tecniche. Io vi ho detto le caratteristiche più importanti, quelle principali, non voglio scendere nel tecnico della batteria e della, insomma, dei numeri specifici, però su Amazon trovate tutto veramente. Saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and said.
jumped off the subway leading nowhere. Your warm hands rubbed off the cold around me. I heard you say that everything is alright, but how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost in space, but you. Ragazze, ragazzi, siamo a sabato mattina, ieri non sono più riuscita a continuare con il video e sono dovuta scappare al lavoro, quindi non ho avuto più il tempo ovviamente di fare nulla e poi ieri pomeriggio anche ho avuto questa tosse fortissima, però oggi è il primo giorno in cui sto meglio e anche stanotte ho dormito finalmente, quindi per fortuna, perché veramente non ne posso più. Comunque siamo arrivati anche al weekend di Pasqua per me e questo tempo è veramente strano perché mi affaccio nella finestra della camera e c'è un tempo, vengo di qua ce n'è un altro, quindi non capisco. E vabbè, comunque si sa che il periodo di Pasqua ovviamente è così. Volevo dirvi una cosa, sicuramente ve ne sarete accorte, infatti diverse di voi mi hanno anche scritto su Instagram e sto pubblicando molti meno video rispetto a prima perché non ho più il tempo di stare dietro a YouTube. Mi dispiace molto questa cosa perché sapete che fosse per me io filmerei sempre, è una mia grandissima passione, però purtroppo bisogna anche un attimo capire le priorità quali sono e in questo periodo della mia vita devo dire che mi sto dedicando molto di più diciamo alla vita reale e quindi sto pubblicando molto meno i video perché comunque dietro i video, come ormai penso che lo sapete, c'è veramente tantissimo lavoro, c'è tantissimo impegno, ci vuole tantissimo tempo e ultimamente purtroppo non riesco più a star dietro a tutto. Ovviamente continuerò sempre a pubblicare dei video, però quando ovviamente ho il tempo di farlo. Non è che prima lo facevo in modo, come posso dire, forzato, l'ho sempre fatto con amore, però ho sempre messo diciamo al primo posto il filmare piuttosto che fare altre cose e ultimamente sinceramente non è più così, quindi nulla, volevo solo dirvelo perché mi avete fatto delle domande su Instagram. E poi comunque è giusto dirvi che ci sono dei cambiamenti sul canale, siete abituate comunque a vedere sempre video, più video a settimana, due al massimo e quindi ecco, in questo periodo è così, ovviamente non so se sarà una cosa per sempre o se è una cosa passeggera, però in questo momento è così. E basta, io chiudo qua questo video. Perché adesso continuiamo a fare delle cose con Christian, abbiamo sistemato tutta casa stamattina e dobbiamo andare anche un attimo al supermercato perché stasera ho i nonni qui a cena e poi vabbè domani è Pasqua, quindi ora chiudo qua il video così mi dedico un attimo alle mie cose. Spero che abbiate passato una buona Pasqua, tanto vi farò gli auguri in un post sicuramente perché questo video uscirà più avanti. Vi ricordo che se volete potete approfittare appunto del link che vi lascio qua sotto per vedere l'aspirapolvere, veramente io mi trovo benissimo, mi piace tantissimo quell'aspirapolvere lì che vi ho mostrato. Fatemi sapere che cosa avete fatto a Pasqua, che cosa avete fatto a Pasquetta e mando un augurio grandissimo a tutte quelle persone che purtroppo per qualsiasi motivo non possono festeggiare, penso sempre a queste persone, quindi un abbraccio a tutte quelle persone che purtroppo per un problema o per un altro sono da sole. Ci vediamo presto con un altro video. Ciao!